Ciao a tutti, io sono Zirio di questo TV Pane Ghiaccio ed eccoci qui per la 20ª puntata della Run di Arma 3 Antistasi Stalker in mano gli Ecologist con a capo Gian Pietro come ufficiale che dà missioni e direttive, ma noi eseguiremo i nostri piani perché anche noi siamo degli ufficiali. Se la schermata vuole apparire, tipo tra 3, 2, mi ha anticipato, sto contento, per una volta sto contento. Allora, ci mettiamo quello che serve per Twitch e si parte al volo, ragazzi. Vi spiegherò tutto subito. Ok, ragazzi, cosa faremo in questa puntata? Questa puntata sarà il preludio prima della tempesta. La tempesta sarà nella prossima puntata. Cosa faremo in breve in questa puntata? Dovremo piazzare un insieme di difese che ci serviranno poi da difesa quando attaccheremo la prossima puntata, esattamente l'aeroporto. Cosa faremo quindi? Dovremo cercare di piazzare delle difese più o meno in questa zona qui, questa qua che sto tratteggiando. Cercheremo di rinforzare questi punti anche, fin dove non mi attaccano normalmente l'aeroporto, io devo cercare di circondarli in un qualche modo. Così l'indebol, tranne qui. Qui è un caso a parte perché ci sono i terroristi, i banditi che sono veramente forti. Abbiamo visto la scorsa puntata, ragazzi, ci hanno molto molto infastidito. Allora, io direi di iniziare. Se Gian Pietro non ci dà problemi, noi la d'auto ce l'abbiamo, sì. Sì, ce l'abbiamo. Clear Sky nel mentre ha perso una base militare. Va bene, buon per loro. Allora, incominciamo a chiedere i vari emplacement. Allora, ho dovuto scacciare via una persona. Allora, continuiamo. Proviamo a mettere una base qui. Se ce la fa ficcare, chiaramente. Che dovrebbe mirare verso questa parte. È così che si fa? Ok. Allora, io ho paura delle mine che mi sgamino dall'aeroporto. Io quindi li voglio portare personalmente. Prendiamo sto carretto, o sempre se ce lo fa fare. E prendiamo il controllo della IA. Madonna cara, che è successo? Proviamo di nuovo. Non fatevi male. Mannaggia a voi. Mo sono incastrati lì, ragazzi. Cazzo io che mi metto a fare le basi. Ci tiri a chi? Non fa, sono. Raga, devo fare un lavoretto un attimo. È talmente impagliati che mi sta scattando pure il gioco. Che cazzo? Un po' me l'aspettavo, ma speravo non succedesse. Devo distruggere sto qua che ho creato per difendere Gian Pietro. Sta creando problemi. Mi parlano ogni tanto in sardo. È inquietante. Allora, construction. Remove. Yes. Al volo me l'ha tolta. Per ora lo lasciamo così, ragazzi. Vediamo se si incartano. Allora, saliamo in macchina. Imago. Orco 2. Allora, adesso è tutto ok? Perfetto. Tutti voi nel carretto. Cioè, tutti voi dovete salire nel carretto, ragazzi. Ci pensa Ziriot a portarvi. Ci pensa Ziriot. Me ne basta, credo, uno. Allora, tutti dentro o si parte comunque? No? E io dico che si parte. Allora, dove si va? Si trova qui, cerchiamo di non farci sgammare, ragazzi. Il primo punto che ficchiamo è proprio lì. I babù o l'iskinikaf, come cazzo dicono loro. Ok, teniamoci sempre larghi dall'aeroporto. Questi ci servono nel caso.
Nella prossima puntata prendono i rinforzi con l'elicottero. Così li abbattiamo prima, da ogni direzione. Oltre che comunque sono ottimi anche contro fanteria, contro carri armati e tutto il resto, ste antiaeree sono un lusso. E ne possiamo piazzare molte, perché abbiamo molti soldi e molta forza lavoro. Sta caricando nemici probabili. Mio Dio. Ho messo qualche mod sperando che risolvesse questo genere di problemi, ma vedo che o l'aeroporto è pieno o sta succedendo qualcosa di disastroso. Dai, che ci siamo quasi. Noi oggi fungiamo da dispiegatori, praticamente. Così da questo primo punto capisco anche dove piazzare gli altri. Fatto? Dovreste essere a posto, ragazzi. Infatti non ci so più. Ma io non li vedo. Ah, eccoli. Bravi loro. Perfetto. Fin dove ci si può spingere? Ora che siamo qui. Guardate là come periziano bene. Che bravi. Ora che bravi. Allora, dove siamo? Proviamo un attimo a raggiungere sto punto. Siamo proprio super vicini all'aeroporto qui. Porco dinci. Questo punto me lo tengo. Ne voglio piazzare uno qui, ragazzi. Uno in questa cima. Ok. Torniamo col viaggio rapido in base. Tanto ci mettiamo pochissimo. Oggi siamo i dispiegatori di strategie. Perfetto. Cominciamo già come si faceva. Messo. Il civile che ha fatto finta di mettersi l'arma in tasca ha un black humor che potrebbe costargli caro. Giazza ha joinato. Giazza ha joinato la nostra fazione. Mi sono bloccato un attimo perché assomigliava molto a un nome abbastanza discusso ultimamente. Volevo un attimo fixarmi se c'era da fixarmi. Allora, dicevamo, altri emplacement, ragazzi, ne dobbiamo fare molti in questa puntata. Sempre AA, proprio qui. Qui, che mira... Qui. Ok. Saliamo in macchina e facciamo come prima. Prendiamo il controllo del capitano di questa squadra. E grazie a lui li facciamo salire tutti in macchina. Tu, amico, che ti è successo? Vabbè. La gente muore, io pago. E io pago, chi paga? Gian Pietro e Ziriot. Tutti a bordo. Anche voi. No. Cazzo di burdi. Non dovete salire lì, dovete salire qui. Vi fa schifo salire qui, vero? Maledetti. A me me ne basta uno comunque. Vabbè, me ne basta uno. Andiamo a portarlo. Tanto poi ci pensano in altri modi loro a venire. Prenderanno un pullman, non lo so.
spostate dal cazzo. Oh, oh! Siete proprio dei rotti in culo, ho capito. Ok, andiamo, andiamo. Questo è a un chilometro. C'ho la bordo, l'amico mio, sì. Dobbiamo esporci molto. Questi emplacement antiaerei sono una goduria, ragazzi. Troppo forti. Dall'aeroporto non si potrà manco mai alzare un elicottero, questa roba piazzata qui, tra l'altro. Muovi un aereo, non può passare un cazzo quando riesco a piazzare tutto questo. Do capo, scendi. Fammi vedere come lavori hard. Fammelo apparire. Fammi vedere come lavori hard. Eccolo qui. Come lavora hard. Tutti hanno preso il pullman. Felici loro. Se non fanno scammo, sono ancora più felice. Torniamo in base. Prima voglio vedere. Sto pensando di piazzarne uno. Dove lo piazziamo? Wow. Raga, mi stanno bersagliando. No. A parte che quella roba, prossima puntata, ho già capito come buttarla giù. Raga, ci butto un po' di mortai, lo vedete. Faccio un casino io. Allora, andiamo a vedere dove piazzare il prossimo antiaereo. Lo vorrei strategico, in un punto che vaffanculo mi sparano anche da qui. E se io comunque lo volessi qui? Oh, proviamo un attimo. No, così è troppo esposto. Questo è proprio il punto preciso, così poi ci passo al volo a dispiegarli. Sì. Esattamente quel punto preciso. Ok, torniamo in base. Qui vedere se riesce a cannonarli l'amianti aereo. Andiamo in base e prendiamo gli altri. L'altro emplacement. Oh yes. Oh. Allora. Che cazzo è? Altro emplacement esattamente qui. Ok, come sempre, facciamo salire gli amichetti a bordo. Dai su, dove cazzo? Da questa parte. Andiamo, Imagu. Andiamo, Imagu. Tanto mi basta anche solo lui, poi se vogliono venire anche tutti... mi fa piacere.
Vediamo che dicono. No? Va bene, va bene. Si parte comunque. C'è Franco? Franco con la sigaretta in bocca c'è, possiamo andare. Let's go. Questo punto è un po' hard. Mi stavano già sparando addosso. Ma voglio vedere se il cannone antiaereo risolve la situazione. Passiamo a larghi. Così, gli diamo una svirgolettata così costruiscono. Dai, dovrebbe essere andato. Amici? Ah, eccoli. Vediamo che fanno. Non si triggerano, ma mi va anche meglio, onestamente. Mi va anche meglio. Andiamo a vedere. Ecco, vedi. Speriamo che cannoni il giusto. Andiamo a vedere dove piazzare il prossimo. Wow, mi hanno bucato la ruota. Porca miseria. Torniamo un attimo in base. Là, là il mio cannone che spara. Fa bordello anche da qui. Mamma mia, sto camion inguidabile. Buttaci giù tutto, amico mio. La ruota bucata. La guido come Schumacher prima di schiantarsi. E non dopo che si è schiantato. No, questo è brutto. Fermati. È tempo di aggiustare il camion. Mettiamolo in garage. Qui tutto ok. E ne mi fa. Wow! Non dirmi che me l'hanno spaccato col mortaio. Contact report. Dove? Qui, are you fucking serious? Ma vogliono fare a botte? Vogliono fare a botte con me? E facciamo a botte con i Freedom. E facciamo a botte con i Freedom. Sì, però con qualcosa che abbia delle munizioni a bordo. Utilizziamo proprio il loro peggior nemico, ragazzi. L'Ural. Te, l'Ural Gzu. Mi servono tre persone. Me li voglio anche cecchini, vi dirò. Due cecchini e un fuciliere, perché non mi bastano i soldi. Dai a bordo. Me l'hanno fottuto qui, vero? Hanno buttato un po' di. Sembravano mortai. Gatoff. Andiamo, andiamo. Devo ricaricarmeli i veicoli, cazzo. Dovrei comprarmi la cassa e ricaricare i veicoli. Andiamo a vedere che sta succedendo, che mi stanno attaccando il punto che abbiamo appena dispiegato. Vi voglio tutti in assetto da guerra. Esistono ancora i miei uomini lì? Ma il cannoniere è morto, sembra. Non è sveglio lui. Mi faccia controllare.
A me pare un po' addormentato il signore qui, che dovrebbe usare sto cannone. Eppala! Che è successo? Qualcuno lo usi. Ma sei morto? Co' due se sei morto. Fammi controllare il polso. No, no, non registra niente. Sta roba funziona? Oppala. Ma è rotta, perché non la si può utilizzare sta cosa? Mi hanno rotto la cosa? No, questa cosa non l'ho capita io. Io non vedo un attacco, tra l'altro. Non vedo nessun attacco dei Freedom. Mi trollano. Cioè, non mi funziona più il coso, però. Diciamo a Costantino di andare a lavorare lì. Torniamo un attimo in base e continuiamo con la nostra missione senza capotarci. Lo facciamo a bordo di questo, non me ne frega niente. Ok. Io salverei, tra l'altro. Aspetta, dobbiamo avvicinarci. Ok. Detto ciò, un altro emplacement. Guardando la mappa, lo ficcherei proprio qui. No, un barra age, mannaggia a me. Perfetto. Prendiamo il controllo del loro caposquadra. E lo portiamo nel posto di lavoro. Ma degli ottimi capi, no? Noi portiamo le persone nel posto di lavoro. Ok. Abbiamo Franco a bordo, possiamo andare. Tutti con la sigaretta in bocca. Mamma mia, che fumatori che sono. Let's go col prossimo posto. Stiamo talmente guadagnando un sacco di soldi che i replacement che sto piazzando sono praticamente gratis. Ok, fatto dovremmo aver fatto. Dovrebbero apparire a breve. E il coso è lì.
Io glielo butterei giù, ragazzi. A mio... Oh no! Proprio adesso si dovevano mettere a sparare. Fanculo. Ma davvero riuscirebbero a prendermi da qui? Cazzo, non li vedo nemmeno io. Ma porca puttana. Ragazzi, tappatevi le orecchie, che qui sarà greve la situazione. Se riesco a cassarli. Direi che sono soddisfatto. Ok. A bordo. Così si usa un cannone, ragazzi. Così. Non come fanno i miei soldati. Vuoi salire a bordo? Ti va? Dai. Dove cazzo stai andando? Salimi a bordo. Come artigliere. Oh merda. Il mortaio, ragazzi. Devo andarmene. Mi ha sfondato una ruota. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Carmanlis, io non so che dirti. Io t'ho detto di muoverti. I crebaio, come dicono loro, ragazzi. I crebaio. Oh, che cambi posto. Ci ha sfondato tutte e due le ruote? Sì. Vediamo se riesco a tornare in base il prima possibile. Vediamo se riesco a salvare a Carmanlis. Carmanlis non risponde ai miei comandi. Si sono incazzati che io ho buttato giù un outpost a cannonate. Vedete quando dico che è forte quest'arma? Prendi la mira giusta, rompi tutto. Dai, ci siamo un po' sfocati. No, no. È morto forte il nostro amichetto che ci ha lasciato lì, che non è voluto salire in macchina. Noi non siamo nemmeno feriti, la macchina è ferita, se si può dire. Arrivati sani e salvi per quelli che sono ritornati. Lui sta per cadere dalle scale, me lo sento. Verga. Grande Verga, scendi giù. Mettiamo questo a posto. Dovrei avere il coso per ripararlo. Vediamo un attimo. '48, '89. Sì, era questo qua, l'89. Possiamo dargli un colore diverso così ce lo ricordiamo? Ok. Ma che belle ruote colorate così. Allora, pigliamoci... Chi è che sta arrivando con l'elicottero? Gli conviene poco? 1, 2, 3. Sì. Gli altri mi servono liberi. Minchia. Guardate che casino se si scopre il nemico sto elicottero. Spero sia civile sta roba. Sta virando strano. Che fai, te ne vai?
Perfetto. Dispieghiamo. Porco due se dobbiamo dispiegare noi. Il prossimo punto da dispiegare. Allora, guardando la conformità delle montagne e tutto il resto. Io azzarderei un dispiego qui. Perché no? Azzarderei un dispiego lì. Ok, stabilisci. Trick. E track. Come si chiama il nostro amichetto che faremo salire a bordo? Signore Elias, vieni con me, signore Elias. Non trovare scusa, signore Elias, c'è da lavorare. Oppala, il mio personaggio che lo guarda. Questo è il mio personaggio, ragazzi. Sigaretta in bocca. Mi dissocio. Let's go. Portiamo a Elia a lavorare. Alla fine Freedom ha annunciato un attacco che non è mai successo. Incominciano a incasinarsi, non trovano più rinforzi oltre il loro stesso aeroporto. Giriamo. Ricordiamoci, ragazzi, che sto mezzo si accappotta con una facilità disarmante. Molte guerre le abbiamo perse proprio per sta capacità di accapotarsi. Diventa un cilindro sta cosa quando si accappotta. Dai, Elias, non ti preoccupare, che ci arriveremo. Ci arriveremo. Un bel giro al largo. La fichiamo a Giazza che l'abbiamo anche conquistata proprio recentissimamente. Facciamo sempre attenzione a tutto. Paura delle mine. Comunque in aeroporto da qualche parte hanno un mortaio che hanno utilizzato poco fa. Voi siete miei amici e mi stavo per spaventare. Siamo quasi arrivati. Oh yes. No, non dirmi che l'ho ficcata. Ah, è nella strada. Pensavo di averla ficcata dentro una casa, sta cosa. Mancava solo quello. Lasciamola lì. Un punto dove possono poi attaccare. Ah no, ma il cane non ha dato aiuto! Mi sono spaventato. Che
paura! Ha fatto il top dei miei spaventi di questa run. Non me l'aspettavo per nulla sta cosa. Ma sei pazzo! Mi stanno arrivando i missili. Non bello. Via via. Ma stai scherzando? Non fermelo mai più. Dio mio, Dio mio. Sono traumatizzato. Ok. Permesso. Scusate. Che cazzo? Ok. Dopo questo infarto ci siamo bene o male resi conto di cosa, come sono equipaggiati perlomeno. Wow wow wow, non ti sbilanciare camion, non ti devi accapotare. Ok. E quello l'abbiamo dispiegato. Che ogni tanto qualcuno si sale sta cosa per lanciarsi. Ok. Spegnimi la macchina. Dio, mi hai fatto spaventare un botto prima. Che stanno facendo qui? Sta passione di salire su queste cose veramente me la devono spiegare. Ok, prossima dispiegazione. Guardando montagne, distanze. La prossima la proverei a fare proprio qui, a mio rischio e pericolo. A mio rischio e pericolo. Ma la vuoi stabilire? Oh. Perfetto. Facciamoci un altro giro, cercando di non cagarci addosso. Andiamo con il signor Pipi. Lui si chiama così, signor Pipi. Oh, cazzo. Vedi? Salgano le scale, poi inciampano e muoiono. E chi paga? Ziriot e Gianpietro. Vanno già loro. Dai su, signor Pipi, si lavora. L'azione dei banditi si fa più intrusiva. L'azione dei banditi è più intrusiva. Vogliono cagare il cazzo per bene. Andiamo di qua. Comunque un po' l'hanno sistemata la situazione delle varie mod che ho messo per alleggerire. Certo, continua a non fare dei frame rate belli, però lì ne fa di più, mettiamola così. Ne fa un pochino di più. L'ha migliorata un po' la situa. Guardate come ho carbonizzato quell'outpost, ragazzi. Minchia. Circondiamo l'aeroporto, ragazzi, circondiamolo. Wow,
Ci hanno fottuto le ruote. Ma io ci devo arrivare di là. Prega un cazzo, ci devo arrivare. Prima di che mi arrivino i missili, raga. Ok, l'ho dispiegato, andiamo via. Andiamo via. S'arrangiano PP e la sua squadra. Ok, andiamo via. Noi dobbiamo solo infastidirli e togliergli un po' di risorse alla volta. Noi mentre che dispieghiamo quella. Sempre di evitare i missili. Ok. Oh yes. Così mi va bene, devo giusto aggiustare le ruote. Mentre continuano a tirare di mortaio i nemici. Mannaggia a loro. Ok, tutti fuori. Questa situazione è da sistemare. Ok. Agitai Ukazai, riprendiamolo con le ruote aggiustate. Sei tu? Sì. A bordo. E next squad. Vediamo un attimo. Devo circondarli, ragazzi, in un qualche modo. Qui il rischio di pigliare anche i terroristi, ragazzi. Non so quanto mi possa convenire. Però ci proviamo. Ok. La spedizione è un po' difficoltosa. Dove stanno andando i miei alleati lì? Dai, Melidoni, Verga, salite a bordo. Cazzo. Садись в машину. Караджанни. Не могу. Никак нет. Караджанни è il leader di questo gruppo, mica uno dei emplacement più rischiosi. Караджанни però so che se la può cavare. Караджанни ha la G nel nome. Il Gianni nel nome. Ok. Zirio. C'è. Караджанни c'è. La squadra di Ziriot, se vuole salire a bordo, c'è. Amico, perché ti corichi per terra? Non sei in vacanza, stai ancora lavorando, Verga. Verga! Let's go! Un bel girone devo fare adesso. Ce l'abbiamo quasi fatta.
qui hanno ancora il loro cannone che gira bello roteante, funziona, sono contento. Stiamo letteralmente disattivando un aeroporto con tutti sti antiaerei. Conflitto tra freedom e terroristi solo per questo emplacement. Merda. Stiamo larghi. Siamo larghi. Mi fa male la spalla. Antiaerea già incomincia a sparare, sono contento. Lasciamo l'emplacement e andiamo via. Wow wow. Andiamo via. Sentite come spara bene. Piace proprio come spara violento. Oscilla. Slitta sta cosa quando piove. Freedom Contact Report in quel punto. Dove? So solo che ci hanno buttato il mortaio. Beh, mi hanno rotto il beam placement. Cerchiamo di risolvere anche quella situazione. Ogni volta mi perdo dove è la base. Ah, ecco, è qui davanti. Amico, sei mezzi coglioni, ma quando passa il capo ti devi levare dal cazzo. So queste le regole. Sei a posto? Meno male. Picchia, gli ho dato una bella botta. Mi sono fatto male io? Vabbè, tanto adesso siamo arrivati in base. Mi curo lì. Zoom, fiondatissimo. Ah, situata a risolvere. Scendete tutti, ragazzi. Mettiamolo un attimo dentro. Curiamoci. Mi serve una sfilza di persone. Gatto. Tutte voi. No, dai. Oh my god.
Mi sa che mi toccherà recuperarlo poi off stream. Ma tanto avevo finito, raga. Dovevo solo mettere le cazzo di unità là dentro. Dentro al come si chiama? Al posto che mi hanno bombardato, così che lo ridifendevo. Ma nient'altro. E avevo accerchiato completamente le cose. Vabbè, lo faccio off stream con calma, non c'è problema. Tanta roba di poco tempo. Torniamo nel mentre, nel nostro canale principale, se non mi mangia il mouse. Raga, mi mangia il mouse. Ah, eccolo. Let's go.